La manovra di assestamento di bilancio 2011, ma anche altri provvedimenti come l'istituzione di un servizio di rilascio dei contrassegni di accesso alle zone a traffico limitato del Comune di Napoli. Oggi, 30 novembre, il Consiglio Comunale ha affrontato principalmente il tema delle variazioni di bilancio proposte dalla Giunta, sulle quali sentiamo il commento dell'assessore al bilancio Riccardo Realfonso. L'azione di risanamento comincia a dare i suoi frutti e infatti riusciamo a appostare nuove somme sulle spese sociali, per la manutenzione del verde, delle fognature, per una serie di iniziative culturali in vista delle prossime festività. E soprattutto registriamo in questa manovra correttiva i dati positivi di una riduzione forte della spesa del Comune, siamo riusciti a controllare, e di una forte contrazione dei debiti fuori bilancio, fortissima, ben 50 milioni in meno rispetto al 2008. Sono risultati appunto di un'azione di risanamento che ci vedrà poi rilanciare con il 2012, con il bilancio 2012, una serie di attività, di azioni, come dire, in positivo per il rilancio economico e culturale della nostra città. Le criticità che noi abbiamo ereditato sono tante, vanno dal problema della riscossione delle multe a quello del patrimonio immobiliare, alla situazione finanziaria delle società partecipate. Noi stiamo aggredendo questi problemi, in economia la bacchetta magica non c'è, c'è un lavoro paziente, caparbio, insistente che va fatto e che comincia a dare i suoi frutti. E fra gli altri argomenti trattati, oggi si è discusso anche del rilascio dei contrassegni per la ZTL. Voglio precisare che non stiamo assolutamente parlando, questo lo dico a garanzia di tutti, perché non è la politica dell'amministrazione, di un ticket di accesso al centro antico, assolutamente. Stiamo soltanto parlando che gli aventi diritto, dovranno richiedere un contrassegno presso un apposito ufficio con un minimo di costo di rilascio di questo contrassegno, e la delibera, che oggi va all'attenzione del Consiglio Comunale ha proprio questo scopo, istituire, perché purtroppo in questa città non è mai stato fatto, il concetto di rilascio dei contrassegni e il concetto di ufficio che rilascia il contrassegno.